Oh, buongiorno, ciao! Ben trovata. Spesso ci chiedono se litighiamo quando siamo in spedizione, naturalmente sì, il record l'abbiamo stabilito a 7300 metri. Poi dopo, siccome manca l'ossigeno, si dice facciamo poi i conti quando torniamo a campo base. Fusile non si litiga invece? Troppo bassi di quota. Giulia in genere come montagna, come gruppo di montagne, dove abbiamo cominciato a muoverci da piccoli, sono posti che c'è pochissima gente, quindi pare muoverti in un ambiente dove devi arrangiarti da solo. Abbiamo le pareti qua del Mangart che sono dagli 800 ai 1000 metri di altezza, dove trovi 5-6 chiodi per via, quindi devi imparare a cercare la via soprattutto. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto Steve House, che è stato a scuola in Slovenia, a Maribor, e lui continua a ripetere da tutte le parti che il suo modo di fare alpinismo l'ha imparato sulle Giulie. La neve sulla mattina di solito va col cane. Col mio allenatore personale. C'è una montagna qua sopra che sono 1000 metri di dislivello, lei va a farsi la camminata, corsetta. Sopra i laghi di Fusine, sì. Comodissimo, esci a piedi dalla porta di casa. E... i laghi ce li consigliate poi andiamo a vederli? Sì, sono molto belli. Sì, sì. Nelle spedizioni che durano per un periodo di tempo relativamente abbastanza lungo, perché una spedizione ci vogliono un paio di mesi, lì veramente ci deve essere una divisione dei compiti in base alle capacità, alle qualità di ognuno, perché è inutile che io pretenda di essere forte come lui fisicamente, tecnicamente, quindi c'è una divisione consapevole dei compiti. Poi anche sicuramente la consapevolezza per entrambi che la parola cordata vuol dire alleanza. In quei due anni e mezzo di ospedale è l'unico punto fisso che avevo. Ho detto o riesco a tornare a fare quello che facevo prima, se no se io non avessi avuto questo punto di riferimento di poter tornare a fare esattamente le stesse cose che facevo prima, probabilmente mi sarei seduto, avrei fatto molto più fatica, perché sono stati 2 anni molto impegnativi ed ha funzionato. Infatti siamo tornati in Himalaya, l'unica cosa forse ho perso per strada, prima mi veniva da sorridere prima proprio perché avevi detto che... dell'istinto trovare la strada. Trovare la strada. Ma quello l'hai perso. Quello sembra che l'abbia perso, perché quando siamo tornati al Canch l'anno scorso ho sbagliato cima. Non è? Siamo arrivati a 8450 metri. E ci siamo resi conto che la cima era da tutta un'altra parte, avevamo sbagliato canale. Quando siamo tornati, siamo partiti ovviamente un po' titubanti, perché dopo tutto quello che aveva vissuto abbiamo detto andiamo, proviamo, mettiamo un passo dopo l'altro e vediamo fin dove arriviamo. Lui dopo i primi giorni ha subito capito, ha subito ingranato, ha capito che andava benissimo ed è sempre stato davanti. Io l'ho lasciato sfogare e alla fine della spedizione mi ha detto: non sei mica più quella di prima, sei lenta e debole.